l'uomo ha sempre avuto la necessità di riposare, di riprendersi, e anche i capi di Stato hanno delle necessità, per cui le ville sono state create, realizzate e mantenute per poter garantire quegli spazi privati di riposo delle persone che lavorano tutto un anno e hanno un'attività intensa. Per noi è molto importante questi luoghi perché sono un momento, sono un posto spirituale dove i papi sono venuti a pregare, e specificatamente per noi è molto importante la Fontanina della Madonnina, dove tutti i pontefici sono venuti a pregare. È un luogo di tranquillità, di pace, di serenità, dove si può veramente ritrovare se stessi. Con Benedetto XVI anche qui la storia ha lasciato il suo segno, perché il 28 febbraio 2013 si è concluso il pontificato di Benedetto XVI proprio qui a Castel Gandolfo. Le immagini che abbiamo visto in tutto il mondo ricordano questo momento particolare, questo momento unico, questo momento molto sentito nella nostra storia. Papa Francesco, non venendo a Castel Gandolfo, ha voluto fortemente aprire i giardini come segno di condivisione di un unicum, di un bene comune, e quindi ha voluto fortemente questa apertura e condividere questi giardini col pubblico.